Davide Di Beni, Enzo Bonacci, Bruno Mancini. Chi vogliamo pregare per primo? Enzo Bonacci, dai. Te lo meriti, Enzo, fatti un evento adesso con come si chiama? Come si chiamano i personaggi di quell'evento che hai invitato? Non mi leggono. Dici l'hanno adesso. La giornata internazionale della luce? Adesso sì. Sì, la giornata internazionale della luce qua a Latina. L'anno scorso siamo riusciti a organizzare un altro evento scientifico, gli anni passati pure, sempre tutto a titolo gratuito, soltanto per la volontà di divulgare scienza e di portarla anche nella nostra città, perché no? E ringrazio tantissimo Milena, perché comunque è vero che uno ha una passione di divulgazione per la scienza, però avere questi riconoscimenti è comunque qualcosa che ti gratifica e ti fortifica, almeno per me funziona così. Quindi grazie tanto. Allora, riconoscimento dell'egregio prove del suo ingegno, della trasvolta, per la straordinaria bravura professionale. Menzione speciale al professore Enzo Bonacci per la collaborazione della 20ª edizione del Premio Magna Grecia a New York, Latina, e per la promozione internazionale della fisica con progetti scientifici altamente meritevoli, di quali la celebrazione UNESCO della Giornata Internazionale della Luce a Latina ed il concorso relativo alla stazione spaziale. Questo volevo sapere, io sono curiosa, che cosa hai fatto con questa stazione spaziale? Allora, sempre qua a Latina abbiamo partecipato con due gruppi di scolaresche ad un progetto che serviva per mandare in orbita degli esperimenti. Siamo riusciti a proporre due esperimenti possibili da realizzare in orbita, insomma, questo per la nostra città, la città di Latina. E ha collaborato con me anche il professor Francesco Giuliano, sempre a titolo gratuito, e la cosa è stata veramente esaltante per i ragazzi, si sono messi al lavoro, noi abbiamo dato l'input iniziale e abbiamo controllato l'elaborato finale, perché poteva essere un pochettino, in certi aspetti, grezzo. Però è stata un'esperienza straordinaria. Voi pensate che il candidato a diventare astronauta, poi per il momento ancora non c'è riuscito, ma sentirete parlare di lui, Walter Villadei, è venuto apposta a Latina per seguire questo tipo di progetto e anche ha parlato in piazza poi per promuoverlo. Noi abbiamo raccolto il suo invito e io in particolare sono stato proprio referente di questa iniziativa e abbiamo spedito poi questi due progetti al Ministero dell'Istruzione e al Ministero della Difesa. Così. Complimenti veramente! Complimenti, un applauso.